Il Manchester City di Andrea Alex fa 3 su 3 e batte anche il PSG di misura, ma tanto basta per tenere alla larga il Real Madrid di Alvi, che nel classico, contro il Barcellona di Lino Fra, vince e convince. Dopo la doppia cifra al Galatasaray si ferma la Juve di Luke, che si arrende a Piacentini, che vince per la seconda volta di fila, per 4-2, e ora vede la zona playoff. Il Malaga di Aslan si sbarazza del Chelsea di Giannattasio, che resta in fondo alla classifica, dove gli fa compagnia lo Spartak Mosca di Goran, che ferma lo United di Todaro per 2-2, ottenendo il primo punto del campionato. Altra bella vittoria del Tottenham di Violante, che batte l'insidioso Zenit di Micheroni per una zona playoff ancora molto intasata. Altra vittoria importante per la Roma, che anche a causa di un Suarez spregone va a vincere ad Anfield in casa del Liverpool, che si arrende a Pjanic e che resta a meno 2 dalla vetta, come l'Atletico Madrid che riposava. Il Milan vince forse un po' a sorpresa a Lione con un bel 2-0 e conquista la sua prima vittoria contro la squadra lanciata verso i playoff. Il Napoli sbanca San Siro e si avvicina a quota 0, mentre l'Inter rischia, a parità di partite, di scendere dall'ultimo posto della zona gialla a discapito di una o entrambe tra Porto e Fiorentina, che recupereranno in seguito. Per finire, pari fra Benfica e Schalke, che non fa fare salto in avanti a nessuna delle due nel fondo della classifica. Sentiamo il nostro microfono Mr. Nori dopo il pari casalingo. Partita combattuta fin dai primi minuti, un'ottima squadra quella di Mister Sciavarella, compatta e che purtroppo sapevamo difficile da battere. Sono deluso da Pereira che si è fatto espellere per un banalissimo errore, ma comunque la difesa è ancora lontana dall'essere perfetta, ma stiamo lavorando. Purtroppo il gol di Obasi è la prova ancora che il lavoro non basta e deve essere continuato per ancora molto tempo. Comunque sono contento per il gol di Gaetan, il ragazzo infatti è in ottima forma e sta segnando. Penso deve continuare così e penso che finché giocherà così sarà sempre titolare. Nel complesso il risultato mi sembra giusto e non ho nulla da recriminare ai miei ragazzi. Con la squadra brasiliana ancora a punteggio pieno, che sarà impegnata nel posticipo contro il Newcastle, la vetta resta per l'Udinese a punteggio pieno, che vince in casa contro lo Shakhtar Donetsk, che resta a metà classifica. Nelle zone alte, vittoria dell'Angi nello scontro col Marsiglia e dello Stocco sul Genoa, bene anche Bilbao e Lille, che restano nella zona playoff. E prima vittoria del Fenerbahce in casa del Valencia. Per finire, vittoria importante del Celtic sul Parma, che conquista la prima vittoria e si risolleva un po'. Per Sky Nemesis 24, Mirko Antonelli.